La legge di Lidia Poët su Netflix, chi la prima avvocata italiana, la storia vera. Lidia Poët era una giovane e ostinata donna nata nel 1855 che desiderava con tutte le sue forze diventare un avvocato. Un obiettivo che è riuscita a portare a compimento. È stata la prima italiana iscritta all'albo. Ma poco dopo è stata radiata solo in quanto donna, con un pronunciamento nel 1883. Della Corte d'Appello di Torino, che chiariva, sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella foresta palestra. È sulla vita della prima avvocatessa d'Italia che si basa la serie TV in 6 episodi che da domani 15 febbraio andrà in onda su Netflix. La legge di Lidia Poët, una fiction prodotta da Matteo Rovere e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini. A interpretare la giovane professionista sarà Matilda De Angelis che, per niente rassegnata alla decisione della Corte d'Appello di Torino, si prepara a combattere quella sentenza. Intanto continua a esercitare la professione forense nello studio del fratello, interpretato da Pierluigi Pasino. In questo contesto si inserisce un nuovo personaggio, Jacopo Barberis Edoardo Scarpetta, un giornalista che guida Lidia nel mondo degli ospedali psichiatrici e dei fanatici dello spiritismo di Cesare Lombroso. Della vita di Lidia, però, si sa poco. Gli autori hanno potuto spaziare ricorrendo a generi differenti, il giallo storico, il romance non convenzionale e il light procedural. È una storia di femminismo, nella quale la protagonista porta avanti il suo progetto di vita professionale, senza fermarsi di fronte alle limitazioni imposte dall'epoca. Una donna estremamente moderna le cui vicende vengono ricostruite non basandosi interamente sui fatti realmente accaduti, ma su elementi della realtà, hanno chiarito i creatori e sceneggiatori della serie TV Guido Iuculano e Davide Orsini. Una storia che affascina proprio per la caparbietà e la determinazione con la quale la giovane protagonista porta avanti il suo progetto senza scoraggiarsi di fronte agli ostacoli che trova sulla sua strada. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.